Mario Labieni, grafico pubblicitario, appassionato scenografo teatrale, disegnatore di cartoni animati ed ora illustratore appunto di libri fantasy. È una continua ricerca di se stessi o è solo voglia di disegnare a 360 gradi? Beh, in senso generale intendo la vita stessa come una ricerca, quindi soprattutto nel campo artistico, quello che riesco a ricevere, le emozioni che il campo artistico, i campi artistici riescono a darmi sono più colorati e più caldi. Nello specifico nel mondo dell'animazione, dei lungometraggi, dei cartoni animati, in termini più semplici, si disegnano immagini statiche che poi vengono filmate con una velocità tale che non ci si rende conto che questi siano statiche davvero. Nelle illustrazioni, in questo caso di un libro, ma nel disegno stesso, abbiamo un solo disegno pensato, fermo, fisso, che deve evocare tutta una situazione. E la differenza non toglie nulla a quello che è l'uso mondo dell'animazione, piuttosto che al campo delle illustrazioni. Sono due ambienti che ho conosciuto e ho attraversato, e ho apprezzato in maniera differente. Sono due ambienti applicativi dell'arte sensazionali, molto differenti ma anche molto simili. Allora, hai parlato di lungometraggi e di immagini statiche, come possono essere appunto le immagini di questo libro. In Italia, secondo te, è possibile realizzare prodotti di successo in questi due campi? L'Italia non è un paese diverso dagli altri per quanto riguarda le possibilità. Forse il mio personalissimo punto di vista è che si predilige nel campo e dell'animazione e negli altri campi di arti visive prodotti già preconfezionati, sovente dall'estero, che costano un po' meno ma che consentono di stare in questo treno velocissimo del commercio dell'arte. Nel 2006 l'incontro con l'Armando Burcio editore, per la quale curi, tra le altre cose, oltre che Estasia, un'altra saga fantasy. Puoi raccontarci com'è nato questo incontro, chi ha trovato chi? L'incontro con la casa editrice è stato, per certi aspetti, una fortunata coincidenza. Io avevo già dei rapporti con Francesco Falcone, con lo scrittore, che aveva precedentemente preso contatti con la casa editrice perché fosse edito, e in quel caso lui è venuto a conoscenza, Francesco, delle mie peculiarità artistiche e ha deciso di mettermi in contatto con la casa editrice. Ovviamente dopo la fase successiva è quella del rapporto diretto tra casa editrice e l'artista, e per quello che deve essere il progetto, per lo sviluppo del progetto, quindi la sua fattibilità e lo stile. Le illustrazioni di Estasia rappresentano in qualche modo anche il tuo mondo? Molto di quello che è raccontato in Estasia rappresenta qualcosa di me, qualcosa del mio mondo. È inevitabile che per cercare di trasformare in disegno il sogno di qualcuno, questo debba un po' influenzarti, debba un po' comprenderti. Per quanto riguarda i personaggi, io ho avuto un coinvolgimento diretto, è come se li avessi partoriti, no? Perché le immagini prima non esistevano, non avevano forma, avevano solo dei contenuti e delle sensazioni trasportate dallo scrittore, rendendoli vivi, tra virgolette, anche se piatti, li ho vissuti e ne sono stato coinvolto ognuno in maniera differente.
Dal blog si nota che molti lettori considerano Estasia adatto per una trasposizione televisiva, magari per un cartoon. Tu che cosa ne pensi? Io ho sempre sostenuto, ho sempre visto Estasia in questa duplice veste. Per i contenuti, Estasia in senso generale, quindi tutti i volumi, la saga completa, per i personaggi che vivono all'interno, personaggi che sono molto comunicativi ai fini di un messaggio, il messaggio poi che è quello di Estasia, che si incontra leggendolo. Trovo molto efficace il contenuto romanzato e l'unione e l'accostamento di alcuni personaggi per un eventuale cartone animato, certo, perché no? Visto che abbiamo l'opportunità oggi di avere con noi un illustratore, ci racconti come si immagina un personaggio, quali sono i passaggi dal momento della lettura, della descrizione che ti fa l'autore, alla realizzazione vera e propria di un personaggio? Tecnicamente il personaggio nasce nella sua veste grafica, prima di tutto leggendo e rileggendo il mondo che comprende questo personaggio. In realtà si dovrebbe leggere più volte tutto il volume, perché è tutto utile, anche se poi il personaggio appare in una fase centrale, in una fase finale. Nel caso di alcuni personaggi, non lo so, ne prendiamo uno ad esempio, un lucertoloide, che si chiama Bolak, che appare già dal primo volume, fa parte dei personaggi, dei tre personaggi diciamo più importanti di questo mondo. E nel suo caso io mi sono ispirato ovviamente ai rettili, perché comunque è un lucertoloide a cui li assomiglia, e anche se poi lui è in posizione retta e più che altro antropomorfa. In quel caso ho proprio fatto delle fotografie dei rettili che io stesso ho catturato. Ho fatto delle fotografie ravvicinate ai rettili per studiarne un po' la texture della pelle, lo sguardo, la lingua, alcune cose che avrebbero potuto aiutarmi, e ho riletto il pezzo per dare l'anima poi all'immagine che ho tratto dalla realtà, dalla natura, e ho cercato di assimilare il mondo, il modo di parlare di Bolak, che ha un difetto alla lingua molto simpatico. L'ho fatto mio e ho cercato di riproporlo come se io stesso fossi mascherato da lucertola, come se fossi nato lucertola, e l'ho proposto allo scrittore per vedere se c'era questa affinità, se realmente lui l'aveva pensato con quest'anima, e poi insieme alla casa editrice, che diciamo il visto finale sul personaggio. E a proposito delle illustrazioni, la copertina di questo secondo volume, che si differenzia in modo sostanziale dal primo, il primo porta un simbolo, e la seconda un personaggio, quindi con una fisicità particolare. E è stato un lavoro che abbiamo deciso e discusso più volte con lo scrittore, proprio perché doveva essere come sempre una copertina evocativa. Doveva rappresentare qualcosa di profondo, che parlasse già a libro chiuso della novità di Estasia, di questo secondo volume.